Dovremmo avere in collegamento sia il professor Pregliasco che il direttore Borgonovo. Non li vedo sul monitor, però. Dalla regia mi sapete dire qualcosa? Chi c'è collegato? Io ci sono. Ecco il ok. Allora possiamo dare la parola al vice direttore Francesco Borgonovo. Non so se ha avuto, direttore, il modo di sentire gli interventi che l'hanno preceduta. Sì, sono presente dall'inizio, ho ascoltato attentamente tutti gli interventi e mi pare di essere d'accordo con tante delle cose che sono state dette, e in particolare dalle categorie che ancora hanno molta difficoltà a ripartire. Invece sono molto meno d'accordo con altre cose che ho sentito, anche abbastanza ideologiche, sul Green Pass e su certe misure che sono state prese fin qui, quindi mi perdoneranno gli ospiti che hanno un'opinione diversa, ma io la penso così. Penso che questo Green Pass non sia servito, penso che sia uno strumento pericoloso, perché garantisce una falsa illusione di sicurezza, quando invece tutto ci fa pensare, le stesse dichiarazioni degli esperti che sostengono il Green Pass certe volte ci fanno pensare che le misure di distanziamento, le mascherine nelle scuole ad esempio vadano mantenute. Se il Green Pass funzionasse oggi, tutte le categorie che sono qui non ci sarebbero, perché le riaperture in sicurezza sarebbero già avvenute, sarebbero riaperte persino le discoteche, sarebbero riaperte le piste da sci. E quindi quello che è stato detto a proposito del lascia passare è semplicemente falso. È ideologico sovrapporre il Green Pass e il vaccino. Chi contesta il Green Pass non è necessariamente una persona che contesta il vaccino, invece si dice che è così per demonizzare e impedire le critiche. È quello che succede regolarmente. Io sento parlare di fake news, una delle più grosse fake news che sono state dette, ce l'ha detta il Presidente del Consiglio, spiegando che le persone non vaccinate uccidono gli altri, cosa ripetuta anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cosa che non è vera, perché una persona non vaccinata non è necessariamente malata. Sovrapporre la categoria di malato a una persona che fino a prova contraria è sana, a me sembra, oltre che pericoloso, estremamente ingiusto e anche estremamente violento da questo punto di vista. Quindi io penso che per le categorie che sono qui e che hanno parlato, il Green Pass sia una iattura o perlomeno una promessa falsa, perché ci è stato detto che introducendo il Green Pass sarebbe potuto ripartire, esattamente come ci è stato detto: chiudiamo 2 mesi per poi ripartire dopo, chiudiamo a Natale per tornare liberi poi, facciamoci tutti 2 dosi per essere liberi dopo. E evidentemente c'è la terza dose, in Israele si parla della quarta dose, quando ci sono contagi all'interno dell'RSA, dove si entra soltanto col tampone, dove tutti sono vaccinati con 2 dosi, quindi un problema c'è. Allora forse invece di concentrarsi sulla risicata minoranza di Novax, come dimostrato dal fallimento delle manifestazioni spinte all'unisono da tutti i maggiori quotidiani e da tutti i media italiani, forse invece di concentrarsi su un problema inesistente, sarebbe meglio concentrarsi sui veri problemi, perché io ho la sensazione invece, a differenza dell'amica Sormonia, che per la scuola sia stato fatto molto poco e che la didattica a distanza non sia in realtà da escludere, perché grandi allargamenti non sono stati fatti. Mi sembra che il ministro Bianchi continui a dire da mesi le stesse cose, cioè stiamo lacrimente lavorando, non si vedono i risultati, non si vedono particolari potenziamenti dei mezzi pubblici, ad esempio. L'unica cosa che ci viene detta è: bisogna vaccinare anche i ragazzini. Tra l'altro il consulente del ministro Speranza proprio ieri ha fornito dei dati sbagliati, professor Ricciardi, dicendo sono vaccinati il 30%, mi risulta che siano almeno un 20% in più. Quindi queste forse sono le questioni su cui ragionare e dire: se il vaccino funziona, protegge, e i dati ci fanno vedere che effettivamente riduce gli ingressi in terapia intensiva, riduce i ricoveri, riduce la possibilità di morire, se questo funziona e se i numeri sono questi, in Danimarca con percentuali simili si riapre, beh, forse dovremmo cominciare a cambiare approccio e chiederci: se
se il vaccino è una protezione, ci si vaccina, non è necessario l'obbligo, mi pare che lo abbia detto anche il sottosegretario Sileri ripetutamente anche in una trasmissione a cui ero presente anch'io, forse allora bisogna prendere in considerazione l'ipotesi che con questo virus si debba convivere, fare i conti e ripartire mantenendo le misure di sicurezza, cercando magari di potenziare davvero le terapie intensive, davvero solo gli ospedali e i reparti che si occupano del Covid, ma anche gli altri. Ci sono diversi milioni di euro che mi pare che siano lì e non ancora spesi o comunque rendicontati solo in parte, perché non ci sono soltanto i malati di Covid. Quindi io mi auguro che le categorie che abbiamo sentito quanto prima ottengano delle risposte vere dal governo, che non siano soltanto è colpa dei Novax, perché fino adesso quello che abbiamo sentito è questo. Grazie a tutti. Grazie direttore. Vorrei magari commentare, però vorrei prima dare la parola all'onorevole Luisa Reggimenti, europarlamentare di Forza Italia, perché so che poi ha un impegno. Non so se il direttore Borgonovo è ancora collegato con noi e se c'è il professor Pregliasco. Ci sono. Ecco qua. Professor Pregliasco, io prima di darle la parola volevo fare un attimo una precisazione. Prima di questa conferenza, chi ha visto la locandina mi ha chiesto: ma perché avete invitato il vice direttore Borgonovo, che non è favorevole né al Green Pass né alla vaccinazione obbligatoria? Beh, proprio per lo stesso motivo che ho detto all'inizio e che in parte anche l'onorevole Reggimenti ha detto, cioè la medicina non è una scienza esatta. Navighiamo tutti a vista, perché tutti navighiamo a vista, perché la pandemia ha preso tutti alla sprovvista, compreso il mondo della scienza, e specialmente in questo momento dove gli animi, mi permetto di dire, sono veramente troppo accesi, avere l'opinione di chi si è vaccinato ma dice non sono d'accordo con alcune politiche che magari potrebbero essere fatte in maniera diversa, io lo trovo una critica costruttiva e essenziale, perché se emarginiamo chi la pensa diversamente da noi, significa continuare a agire in maniera e a pensare come dei tifosi, la fazione di chi è a favore dell'obbligo del vaccino e la fazione di chi è contrario e quindi anche se è vaccinato è Novax. Secondo me è il momento di ritrovare un buon consenso e un equilibrio, quindi lo dico al di là delle singole opinioni, io sono favorevole non all'obbligo vaccinale ma sicuramente al Green Pass, credo che il legislatore debba prendere le giuste decisioni per l'intera comunità. Noi singoli prendiamo le decisioni o comunque le nostre opinioni rappresentano il nostro vissuto. Il legislatore ha un dovere e un compito in più, quello di agire per il bene di 60 milioni di persone. Quindi è un po' diverso. Quindi io personalmente, che mi reputo una donna delle istituzioni, credo che quello che decide lo Stato per me va bene, le regole vanno rispettate. Questo, diciamo, era una chiusa anche per... che credo che sia importante, insomma, in questo contesto, e dopo anche aver sentito l'intervento del direttore Borgonovo.